Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova parte di Pokémon Oro Gold. In questa parte andremo all'isola Cannella, dove si trova il capopalestra di Smeraldopoli, che attualmente non è in palestra. Vediamo un po' che. Ah, Madonna, abbiamo i Pokémon malmessi, veramente malmessi. È il caso di curarli, mi sa. Ok. Mi sa che qua si trova uno strumento. No, neanche. Allora, extra rapido. 52. Diugong, invece, usiamo un bel verde bufera. Perfetto. Allora adesso al primo posto mettiamo Miltank, che insomma ha metà vita ed è ancora a livello 51, ma ci sono un bel po' di allenatori da sfidare, non perdiamo l'occasione. Oggi con questa parte, oggi ho registrato 6 parti con questa. Ovviamente verranno pubblicate una al giorno, però di solito ne registro tante quando ho tempo. Perché non sempre io temo, perché io lavoro, mi piace moltissimo lavorare, quindi non sempre ho voglia di stare al PC a registrare. Quando posso vado a lavorare. E quando invece magari c'è brutto tempo, robe così, oppure non ho da studiare, non ho voglia di andare a lavorare, registro tante parti per poi pubblicarle pian piano. Infatti questo è un buon metodo secondo me. Non sempre una persona causa scuola, lavoro o qualsiasi altra ragione, non sempre una persona ha tempo per i video da pubblicare se ha un canale YouTube. Quindi io consiglio questo metodo. Quando si ha tempo, se non si ha null'altro da fare, perché vengono mille cose prima di YouTube, se non si ha null'altro da fare, di registrare tante parti. O tanti video, insomma, non tutti fanno let's play. In modo da poterli pubblicare con calma quando non si ha tempo di farli, però li si ha già pronti. Infatti, io ho sempre adottato questo metodo. Non sono rimasto mai deluso. Ok. E devo dire che mi fanno veramente caldo le orecchie perché dopo aver usato tanto le cuffie, le Logitech G35, per chi si stesse chiedendo che microfono ho, sì, fa un po' caldo le orecchie, anzi un po' molto. Bene. Allora, un Sidra, ma mi ricordo Kingdra, era uno dei miei Pokémon preferiti. Ma visto che ci sono così tanti pescatori o nuotatori che usano Pokémon tipo acqua, adesso mi tengo Exeggutor, nonostante il capopalestra dell'isola Cannella usi ardenti Pokémon fuoco. Allora. Un Lanturn. Mazzo legno. E un Mantine. Usiamo psichico. Vacca boy, è molto efficace. Quest'altro nuotatore. Un Golduck, verde bufera. Nonostante Micali ha piccolo attacco speciale. E un mazzo legno, dai.
Ok, sostituiamo executor che ormai è a livello 53 e mettiamo Heracross. Comunque sapete ragazzi cosa noto? Che quel bug che si presentava un po' di tempo fa non si sta presentando più, non sapete? Sarà da, boh, 15 parti che non si presenta più. Vabbè, molto bene perché era insopportabile. Dovevo sempre salvare col save state, spessissimo veramente. Ed eccoci all'isola Cannella. Ed ecco blu. L'intera città è stata rasa al suolo. Non sei ancora al mio livello, perché bisogna avere quella della palestra dell'isola Cannella, quella di Blaine. Però non so se farlo in questa parte. Sono indeciso, sapete? Qua ci sarà da usare scala roccia, ma la useremo dopo. Repellente, dai. Andiamo. Ah, a proposito, l'isola Cannella è molto diversa da come era in Rosso Fuoco e Verde Foglia. Adesso la palestra non sarà più attaccata qua, ma sarà al largo del percorso 20. Ma dai, sfidami. Vai. No, guarda, mi sa che la palestra la faremo tanto nella prossima parte perché non penso di starci col tempo. Qua ci sono parecchie lotte da fare. Questi Love Disc Pokémon degli innamorati. È perché appunto ha la forma di un cuore. Eh sì, ci sono parecchi allenatori. Ma Miltank che è ancora al 52, anche Arcanine. Ah, Miltank, comunque bisogna segnargli qualche mossa perché altrimenti rimane sempre così. Che so, non so che mossa potrei insegnargli, forse una mossa di tipo lotta. Può anche imparare palla ombra, però no. Perché non ha un valore di attacco speciale ridotto Miltank, che non penso affatto che sia la mossa giusta, fargli imparare una mossa speciale. Va bene, bravo, usa il riduttore e coppati da solo. Qua? Ah, no, sono sempre lo stesso percorso di prima. Ah, palestra si trova ancora più in là. Non capisco questa decisione. Ecco, questa qua è la palestra. Qua lì si dovrebbe trovare la palestra, se non mi ricordo male. Ah, Bidoof, i Pokémon di Sinnoh. Mi ricordo ancora l'estate del 2007 quando comprai Pokémon Perla insieme a un mio amico. E vabbè, ma là, no! Te e i tuoi problemi di stato. Olè. Isole Spumarine. Ma aspetta un attimo, ma... Mi sa che ho sbagliato io. Ma le isole spumarine, ma...
Ma che si trovi dopo la palestra? Non ne ho neanche più idea. No, aspettate. Ah, eccola, è qua la palestra. Vorrà dire che la sfideremo nella prossima parte. Questa è finita, votate, commentate, iscrivetevi. Ciao ciao!